Protesta stamani dei lavoratori della formazione presso l'assessorato di riferimento, lamentano la mancanza di lavoro, di promesse fatte inutilmente. Alla manifestazione hanno partecipato dipendenti dell'assessorato, colleghi che hanno sostenuto per solidarietà quanti stamani hanno protestato. In sostegno anche l'onorevole Figuccia dell'UDC che ha ripetuto come sia urgente e necessario che indipendentemente da quale sia il numero della legge 38, 40, 42, la necessità è che questi lavoratori riprendono immediatamente il servizio e l'intero settore avvii i suoi corsi. La mancata applicazione di una legge sta inducendo delle lavoratrici oggi ad incatenarsi dietro questa cancellata. Il principio della logica adduttibile vuole che ad ogni causa ci sia un effetto e l'effetto oggi è questo: noi ci incateniamo per protesta e non ci fermeremo qua. Sicuramente la nostra reazione sarà la risposta adeguata al comportamento poco dignitoso e immorale degli amministratori. Intanto risponderemo con delle denunce che già abbiamo presentato e sicuramente andremo avanti. Dopo anni di lotta, l'amministrazione regionale ancora non ci vuole assolutamente ascoltare, non fa nulla per gli operatori della formazione professionale, anzi fanno solo promesse non mantenute, tavoli disattesi per campagne elettorali, noi non rientriamo nel loro programma a questo punto, perché visto e considerato che non si presentano neanche alle riunioni che hanno indetto loro dopo svariati incontri, dopo svariate promesse, oggi noi siamo qui, siamo incatenati, siamo cinque lavoratrici storiche, voglio sottolineare storiche della formazione professionale, e oggi sicuramente non ci muoviamo da qua. Ho deciso di essere solidale con i miei colleghi, anche se il mio giorno è il mio compleanno e sono qua perché non ho più nulla da perdere, non ho compleanni da festeggiare, non ho da portare nulla a casa e dobbiamo essere tutti uniti in questo giorno. Oggi i lavoratori sono costretti ad incatenarsi per via del mancato tavolo che c'è stato il giorno 30. Queste sono le scelte dei lavoratori ad una politica che non risponde più alle esigenze dei lavoratori. I lavoratori sono qui per una ragione molto semplice: vogliono ritornare a lavorare. Che poi si chiami legge 24, 25, 38, 44, francamente non ce ne fotte assolutamente nulla. Il principio è unico: questa gente è rimasta fuori dal circuito lavorativo e oggi è qui si incatena perché aspetta che l'assessore gli dia una risposta.